Movida Dance Fitness Club comunica chiusura in occasione della festa patronale di San Nicola, riaprirà il 10 maggio regolarmente. Qualcuno ha aggiunto, ma quando mai? Perché da San Nicola non ha più riaperto. Lei è un insegnante della scuola di ballo caraibico. Cosa è successo? Niente, è che dal giorno 10 purtroppo la struttura è chiusa, e non riusciamo a capire il motivo. Cioè, eh, abbiamo provato a contattare il gestore della struttura che chiaramente non risponde. Forse il cellulare è staccato, mi hanno detto cellulare Gianluca staccato, Bellini. Sì. È online, sì. eh, online perché online ogni tanto si vede, si vede che è online. L'iscrizione completa e poi il pagamento del mensile di quanto? È 30 euro. Esatto, più ovviamente la quota di iscrizione iniziale e il discorso, quello che mi fa più specie è che fino all'ultimo giorno, ossia prima ancora delle feste patronali, hanno continuato a cercare di vendere i pacchetti di tre mesi. Quindi diciamo io dubito che se tu hai voglia di chiudere non cerchi in maniera onesta o non onesta di farti altri iscritti, quindi secondo me la cosa era decisamente voluta. Sì, mi ero riscritta praticamente una settimana prima della chiusura, prima del Ponte di San Nicola e sinceramente poi ho iniziato ad avere dei messaggi. Io ad... In un primo momento non ci credevo quando i corsisti mi hanno avvisato che la palestra era chiusa perché credevo si prolungasse il ponte e poi alla fine invece abbiamo saputo che non ha, non ha più aperto. Anche lei signora la stessa cosa. Lei aveva fatto lo stesso un abbonamento di tre mesi? No, io facevo quello mensile. Comunque il primo maggio è stato festa, io ho pagato il 3 maggio la mia mensilità e dal, subito dopo loro hanno, messo, hanno esposto questo cartello per la chiusura delle feste patronali, dopodiché non hanno aperto. E allora l'appello a Gianluca qual è? Gianluca niente, anche se non ci dai i soldi indietro fatti vedere apri la palestra. Secondo me la problematica si poteva affrontare in maniera diversa, sinceramente, quindi non scappando via, infatti magari parlandone meglio con tutti noi insomma, quindi affrontando il discorso e vediamo un attimo di trovare una soluzione, soluzione appunto insieme.